presentato il programma per la notte di Capodanno 2017-2018 a Torino. Abbiamo più programmi, nel senso che abbiamo pensato a un Capodanno al Palalpi Tour particolare con degli omaggi, un omaggio a Buscaglione, un omaggio a Gippo Farassino, in cui grandi gruppi reinterpreteranno le pagine famose dei due chansonnier, dei due cantanti. Dopodiché abbiamo un ospite fantastico che è Simone Cristicchi, Andrea Mingardi, poi si ballerà con la musica di Radio Monte Carlo e The Dreamers, capitanati da Victor, e questo è il Palalpi Tour. Per Spazio 211 un pubblico più prettamente giovanile, il super ospite che abbiamo atteso fino alla fine, ma poi accettato, è un finalista di X Factor, Samuel Storm, e con lui saranno presenti Flo, una cantante magnifica napoletana, Max Gallo con la Jazz City Orchestra e Gary, un chitarrista molto molto importante che sta accompagnando Zucchero in tutti i suoi spettacoli. E poi, per concludere, il 1° gennaio, un capodanno per un pubblico classico, nella Galleria Umberto I, un enfant prodige torinese, un pianista, Francesco Mazzonetto, che ci regalerà pagine importanti poste per Capodanno. Perché la scelta di questi luoghi? Ma questi luoghi perché sono significativi: il Palalpi Tour perché è lo spazio dove avvengono tutti i più grandi concerti pop, dagli U2 ai Depeche Mode, abbiamo visto, a tanti altri, quindi era giusto farlo in un contesto del genere. Spazio 211, uno spazio all'aperto in periferia a Barriera di Milano, dove tradizionalmente si fanno festival importanti del comune di Torino, e Galleria Umberto I perché è sì in centro, ma confina comunque con Porta Palazzo ed è un luogo molto bello che pochi torinesi ancora conoscono. Io stesso ho pensato alla Galleria Umberto I proprio andandoci un mesetto fa e rivedendo la bellezza di quella galleria, ho detto: perché non facciamo un Capodanno classico qua? E l'abbiamo fatto. Il tema della sicurezza. Sicurezza ovviamente è prioritario, ovviamente ci atteniamo scrupolosamente a tutte le direttive, dalla Gabrielli in avanti, quindi sono tutti attivati. Che evento si aspetta lei? Ma io spero un evento, come diceva bene l'assessore Leon, un evento di comunità, cioè ci si può divertire, anzi ci si deve divertire il 1° dell'anno, però non per questo. Per divertirsi bisogna ubriacarsi. Questo vuol dire che anche con la line-up che abbiamo studiato è una line-up in cui ci si può veramente divertire, però portandoci a casa anche dei bei pensieri. Col Diretti Torino è in corso diversi progetti con la città di Torino e con alcuni comuni della città metropolitana. Che cosa riguardano questi progetti? Sì, col Diretti Torino lavora a stretto contatto non solo per l'agricoltura direttamente con i propri soci, ma anche con le istituzioni e i comuni del territorio, proprio perché la nostra vocazione è quella di essere una forza del territorio che lavora per tutto il paese. In particolare, con una città come Torino, stiamo andando avanti con i discorsi legati alla vendita diretta, quindi al fatto di far conoscere alla città i valori della campagna, quelli che sono i valori del progetto Col Diretti, con l'apertura di nuovi mercati e di nuove iniziative che potranno aumentare il contatto tra i produttori e i consumatori, soprattutto all'insegna di quella che è la bandiera di Campagne Amiche della fondazione che la rappresenta. Ma anche con i comuni dell'Interland stiamo impostando dei progetti che sono già stati avviati, che vedranno la conclusione e il prosieguo nel 2018, in particolare con il comune di Moncalieri, un progetto molto articolato con scuole, comune, attività produttive, proprio un progetto che negli ultimi giorni è stato presentato come lavoro di puntuale analisi dell'agricoltura territoriale, delle problematiche che la riguardano, ma soprattutto il nuovo sviluppo economico, quella che è l'economia circolare, come l'agricoltura entra all'interno di questi discorsi, la natura sociale del mondo agricolo. Quindi un lavoro che parte dal basso e che si vedrà articolato in un progetto molto interessante. Stiamo anche facendo un lavoro con il comune di Settimo legato alla presenza di migranti e alla loro formazione per un indirizzo all'interno delle aziende agricole, un percorso che avrà inizio entro la fine dell'anno, l'inizio dell'anno prossimo, potrebbe essere un buon progetto pilota da ripetere su altri territori. E poi abbiamo anche importanti progetti europei che stanno vedendo la luce, in particolare mi riferisco agli Alcotrai, progetti PITER, che riguarderanno 3 aree omogenee della città metropolitana nord e una nella parte sud-ovest, quindi Pinerolese, Valle di Lanzo e Porrediese,
dove Coldiretti è impegnata sia a livello progettuale sia a livello diretto di partner. Qui porteremo sul territorio diverse risorse focalizzate allo sviluppo sociale, economico e ambientale. Ci abbiamo lavorato diversi anni, i progetti che abbiamo presentati si sono classificati al primo posto come graduatori insieme a Città Metropolitane, IGAL e Camera di Commercio. Quindi su queste basi credo che in territori che sono sempre rimasti esclusi da queste tipologie di finanziamenti potranno portare non solo risorse ma anche innovazione e quello che serve per fare sviluppo. All'Environment Park a Torino, dal NASDAQ ai Big Data. Sì, è un appuntamento importante perché Environment Park è un parco scientifico e tecnologico nel centro e nel cuore della città, solo 800 metri da Porta Susa sull'Innovation Mile, ma non è solo un nome, c'è della grande sostanza. Sono insediate da noi 72 aziende, 650 persone. Oggi raccontiamo le storie di 4 aziende che sono molto interessanti. 2 sono aziende internazionali che hanno deciso di insediarsi a Torino, in particolare Environment Park, quindi vogliamo capire, noi lo sappiamo, ma vogliamo raccontare sentendo direttamente a loro perché ci hanno scelti. Le altre invece sono le storie di 2 aziende che sono cresciute molto in Environment Park e hanno portato risultati veramente interessanti. Una startup che oggi ha 70 persone ed è leader nel proprio settore. Una caratteristica in comune ce l'hanno, sono tutte aziende fortemente tecnologiche e che considerano il rapporto con questo territorio un rapporto cruciale per la loro crescita. Perché Torino? È un dibattito molto ampio, molti ne parlano. Io credo che al di là delle politiche che si possono fare di attrazione o meno, Torino ha ancora oggi dei fattori che portano le persone qua, ne chiacchieravamo prima. 1, le alte competenze che ci sono. 2, un tessuto industriale di oltre un secolo che non solo ha le competenze della conoscenza ma le competenze del saper fare. Queste sono tutte aziende che lavorano sulla tecnologia ma sono altamente collegate ai settori del fare e della manifattura. Cosa ci si aspetta? Beh, noi ci aspettiamo sicuramente a queste aziende che continuino a crescere con noi. Quello che mi aspetto un po' di più è che questo tipo di modello si possa estendere a macchia d'olio su tutto il territorio, anche perché noi Environment Park di spazi non ne abbiamo più liberi. Prospettive per il 2018? Su MV Park noi abbiamo fatto un grande lavoro di risanamento, di riduzione del debito, dovremmo chiudere quest'anno finalmente in pareggio e addirittura meglio. Sul 2018 le aspettative sono molto grandi, non in termini di speranze ma di progetti concreti già acquisiti. Abbiamo acquisito molti progetti europei con grande lavoro che ovviamente saranno a beneficio delle PMI, delle piccole e medie imprese, quindi ci aspettiamo un 2018 migliore ancora del 2017. Appuntamento con l'iniziativa Coltiviamo Benessere all'Ospedale Sant'Anna di Torino. Coltiviamo Benessere è l'appuntamento del 21 dicembre 2017. La Fondazione ogni anno, il 21 di dicembre, ha un giorno del ringraziamento a tutti i donatori della comunità, a tutti coloro che si sono mobilitati per l'obiettivo di umanizzazione della cura. Oggi si è tenuta una lecture dei principali esperti europei su cultura e welfare, cioè una nuova visione della cultura per la coesione sociale, per l'innovazione sociale e per il benessere. Ormai ci sono delle evidenze oggettive di carattere clinico, la cultura fa bene alla salute. Lecture sulla cultura per il nuovo welfare, e questo è il titolo dell'appuntamento con il professor Pierluigi Sacco a Sant'Anna di Torino. La cultura, che in genere oggi viene considerata soprattutto una forma di intrattenimento o legata comunque al tempo libero e non necessariamente al tempo libero di tutti, magari soprattutto dei ceti sociali più privilegiati o più istruiti, in realtà oggi è uno strumento eccezionale di promozione del benessere. Perché? Perché tutti noi abbiamo bisogno di dare senso alla nostra vita. Quello che la cultura è in grado di fare da questo punto di vista è portarci non soltanto a riflettere, ma molto spesso anche a partecipare attivamente a questa riflessione, perché tutti oggi siamo in grado di produrre immagini, di produrre suoni, di produrre testi. Viviamo in un'epoca assolutamente privilegiata in cui non ci sono più soltanto gli artisti e il pubblico. Allora, cultura e benessere significa proprio questo, significa dare un messaggio alle persone nel poter utilizzare
anche le proprie capacità creative, anche le proprie capacità di tempo e di partecipazione in collaborazione con gli artisti e con i produttori culturali per fare qualcosa che ci fa sentire meglio, che dà maggiore significato e valore alla nostra vita. È una rivoluzione che può migliorare anche la nostra salute, il nostro benessere psicologico e ci può persino permettere di affrontare problemi come l'integrazione sociale. L'ambito della lecture sulla cultura per il nuovo welfare, ospedale Sant'Anna di Torino, è intervenuto anche il professor Enzo Grossi, docente di qualità della vita e promozione della salute all'Università di Bologna. Sì, è una materia questa abbastanza nuova per il nostro paese e direi anche a livello internazionale. È una materia che unisce diverse discipline, l'aspetto culturale propriamente detto e l'aspetto medico, perché si basa su una serie di studi e ricerche condotti negli ultimi 10-15 anni che hanno messo in evidenza come la partecipazione culturale, l'esposizione alla bellezza artistica e l'utilizzo intelligente del proprio tempo libero per seguire le proprie passioni ha un effetto molto benefico sullo stato di salute sia mentale che fisica. Oltre lo sguardo, sguardi che parlano, terre che accolgono. È il titolo di una mostra organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l'associazione Eleica. Simona Truglio è presidente dell'associazione. Il significato della mostra? Questa mostra nasce da una collezione, la collezione Pittori per la Pace. È una collezione che oggi raccoglie più di 500 opere di artisti provenienti da tutto il mondo. E questa collezione è frutto di un progetto nato nel 1994 a Torre Canavese, quando il comune di Torre Canavese, in collaborazione con la Galleria Marco Datrino, decisero di ospitare artisti da tutto il mondo per dipingere usi, costumi, tradizioni in questo piccolo borgo del Piemonte. In quell'occasione Torre Canavese ospitò una grandissima mostra dei tesori del Cremlino e fu l'inizio di questa collezione che oggi raccoglie lavori anche di, insomma, che hanno poi assunto nel tempo un certo valore. La mostra Oltre lo sguardo è una selezione di circa 60 opere di questa collezione che oggi è esposta a Palazzo Lascaris a Torino e a Torre Canavese. Ed è una, più che una selezione, una semplice selezione di opere, vuole offrire una prospettiva di guardare oltre appunto i confini per comunicare l'integrazione, per comunicare la non violenza, per comunicare il rispetto delle diversità dei popoli e offrire una visione di futuro che possa essere migliore di quella attuale. In che modo si sono espressi gli artisti in questi quadri? Abbiamo deciso di mettere in evidenza quello che gli artisti hanno comunicato attraverso le loro donne e attraverso i paesaggi, perché riteniamo che nella figura femminile sia espresso molto bene questo attraverso gli sguardi delle donne il rispetto che occorre avere verso l'umanità, verso la diversità. E abbiamo usato i paesaggi per comunicare il rispetto delle nostre terre, quindi la tutela, l'idea di preservare quello che abbiamo e di prendercene cura. La mostra è aperta al pubblico? La mostra è in esposizione in contemporanea a Palazzo Lascaris a Torino e a Torre Canavese. Doveva essere fino al 19 gennaio, ma in questi giorni è stata prorogata fino al 26 gennaio. L'ingresso alla mostra è gratuito, è possibile a Torre Canavese visitare non soltanto la mostra Oltre lo sguardo, ma l'intera collezione che in parte esposta nella Pinacoteca dedicata a Raissa Gorbaciova, in parte sulle case del borgo, dove è visitabile tutto l'anno. Ninja Samurai fino al 2 aprile 2018 al MAO, Museo d'Arte Orientale a Torino. Un viaggio che porta verso il XVI e il XX secolo.
Dunque, questa mostra in realtà è la seconda parte di un progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso, presentando l'influenza che l'estetica dei samurai del Giappone feudale avevano avuto sulla cultura pop contemporanea, i manga, i cartoni animati giapponesi, i guerre stellari. Quest'anno invece la mostra approfondisce le origini, quindi la figura, due importanti figure del Giappone storico medievale, i samurai che hanno dominato la scena politica del Giappone dal X secolo alla metà del XIX secolo, e poi soprattutto i ninja, i guerrieri ombra, figure leggendarie di cui c'è molto nella leggenda, nella letteratura, ma di documentazione ce n'è pochissima, e noi la presenteremo. Perché si parla di magia e di estetica? Estetica perché era uno degli approcci fondamentali dei samurai alla vita, quindi una ricercatezza estetica non solo negli oggetti d'uso, le spade, le armature, ma anche i set da viaggio, la calligrafia, le stampe, ma era anche un'estetica di vita, quindi una visione che permeava le scelte di vita del samurai. E magia perché spesso ai ninja erano stati attribuiti poteri quasi magici. In realtà i ninja, da quello che risulta, sembra che fossero dei clan familiari in cui l'addestramento cominciava fin da bambini, era un addestramento molto severo che li portava a riuscire a realizzare delle imprese che erano al di fuori della portata di un uomo comune. Che mondi sono quello dei ninja e quello dei samurai? In realtà sono due aspetti dello stesso mondo, sia da un punto di vista estetico-religioso, erano tutte e due seguaci di forme di buddismo, i ninja più un buddismo esoterico, i samurai era una forma diversa, ma poi soprattutto erano i due aspetti del potere, l'aspetto ufficiale, cioè i samurai rappresentavano il potere, erano i servitori, se il termine samurai significa servitori, quindi erano il braccio armato del potere politico, dello shogun, dei daimyo, dei signori feudali, i ninja erano il braccio occulto che si utilizzava quando non poteva essere utilizzato il braccio ufficiale. Il messaggio di questa mostra? Ma la mostra ha... Allora, quello che abbiamo voluto presentare con queste due mostre, cioè quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, è la presenza e l'influenza dell'estetica e della cultura giapponese anche nel nostro mondo. L'anno scorso, attraverso, appunto, l'abbiamo detto, l'influenza che hanno avuto nella filmografia, che viene comunque ripresa anche in questa mostra, perché c'è un video all'inizio in cui vengono presentati. Si parla della figura dei samurai attraverso la filmografia più nota ed importante. E poi un mondo in cui l'efficacia militare e l'estetica erano strettamente connesse. Alessandria celebra le festività natalizie con Chagall. Chagall Oltre il passato è la mostra che verrà inaugurata venerdì 22 dicembre alle 18 alla biblioteca di Alessandria Francesca Calvo, e poi resterà aperta fino a quando, Sindaco? Ma fino alla fine del mese di gennaio, quindi con uno spazio direi abbastanza ampio per poter permettere, mi auguro, a molti visitatori di venire ad Alessandria. La strategia è stata proprio questa. Non è il gusto di fare una mostra su Chagall, non è la mostra antologica su Chagall, ma sono due opere di Chagall molto importanti, una del 29, tra l'altro, che è il periodo tra i più valutati di Chagall, che rappresenta questo Russian Village o villaggio russo nel periodo invernale, quindi sono due opere che in qualche modo richiamano il periodo di Natale, uno perché è questo villaggio innevato con questa slitta trainata non da una renna ma da un cavallo che sta volando, e dall'altra parte invece una famiglia, no? Questa, una famiglia sulla strada che ricorda molto il tema della fuga in Egitto, sostanzialmente. Quindi sono due opere legate al Natale, ma nel Natale, per il Natale di Alessandria, ovvero sia per far sì che Alessandria, che si è dotata di iniziative legate al Natale, Babbi Natale
sale, bancarelle, iniziative, concerti, eccetera, possa avere anche un elemento di richiamo che vada oltre i confini della città, direi anche oltre i confini provinciali e regionali, ma possa proiettare l'attenzione di un pubblico forte e numeroso su Alessandria, che a sua volta possa beneficiare dell'occasione delle offerte economiche e commerciali della città. E poi in un luogo come la biblioteca. In un luogo come la biblioteca, che è un luogo straordinario e anche volto a far conoscere aspetti magari meno noti della nostra città. La biblioteca è importantissima, abbiamo comunque dei volumi storici straordinari e anche un contesto architettonico ristrutturato con rispetto delle zone antiche particolari. Lì si è studiato una bella, come posso dire, un allestimento che non interferisce con la biblioteca, ma sostanzialmente costruisce una scatola dentro una parte della biblioteca, munita delle opere di Chagall, ma anche di una zona di carattere multimediale dove è possibile vedere le vetrate che Chagall aveva realizzato, ma con determinati movimenti queste vetrate saranno sostituite da immagini di Alessandria. Questo per dire che Alessandria in qualche modo vuole internazionalizzarsi e non chiudersi in se stessa, anzi aprirsi. Chagall è un'ottima occasione.